200 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, con l'ausilio di unità cinofile, dalle prime ore della mattina hanno eseguito in diversi comuni dell'Agro un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 33 indagati accusati di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e numerosi altri reati con l'aggravante del metodo mafioso. I militari hanno dato esecuzione a 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 11 ai domiciliari, nei comuni di Baronissi, Mercato San Severino, Rocca Piemonte, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani e Scafati. Sgominato il clan che controllava il traffico d'armi e droga nell'area nord di Salerno, capeggiato da due soggetti già noti del clan Fezza d'Auria Petrosino di Pagani, dedito ai loschi traffici, come confermato dal procuratore Corrado Lembo. Bisogna riconoscere la camorra e le mafie in genere hanno una sorta di horror vacui, cioè dove c'è il vuoto tendono sempre a riempirlo, naturalmente con il metodo mafioso, intimidazione, violenza e quant'altro. E questo ci fa riflettere sulla necessità di trovare, ecco, sempre e tempestivamente la collaborazione dei cittadini. Anche per gli episodi, diciamo così, marginali, che non danno molto nell'occhio, ma che sono in qualche modo indicativi di una presenza mafiosa o della nascita o rinascita di organizzazioni criminali. Perché c'è questa costante che noi registriamo in tutte le indagini, cioè che la camorra tende sempre a replicarsi.